Siamo in compagnia oggi con Don Matteo Graziano, parroco della Chiesa Frazione Montagna e collaboratore della Chiesa San Giuseppe di Manfredonia. Oggi cominciamo una nuova rubrica, la Domenica del Signore, dove a noi tutti, grazie anche all'aiuto di Don Matteo, introdurremo a tutte le persone che ci seguono da casa il Vangelo della Domenica. Per oggi partiremo con la 25esima giornata del tempo ordinario. Leggeremo il Vangelo e poi Don Matteo ci darà una breve riflessione del Vangelo e ci spiegherà un attimo, ecco, il commento al Vangelo odierno. Quindi diamo il benvenuto a Don Matteo Graziano sugli studi di Manfredonia TV. Grazie. E lo ringraziamo anticipatamente anche per la collaborazione che lui farà attivamente per tutto l'anno, spiegandoci volta per volta tutti i passi e le introduzioni dei Vangeli domenicali. Don Matteo, allora per partire leggiamo il Vangelo di domenica e poi eventualmente ci dai anche una breve riflessione sul Vangelo odierno. Sì. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile ad un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono nuovamente. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormorarono contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo. Ma il padrone, rispondendo ad uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Questa 25esima domenica del tempo ordinario il Signore invita ad ognuno di noi a questo lavoro incessante nella sua vigna, un lavoro che deve produrre nella nostra vita consapevolezza, pazienza, amore, gioia, ed un lavoro che da un certo punto di vista chiama ciascuno ad un'ora diversa. Abbiamo visto che questo fattore chiama i suoi operai
alle 9 del mattino, a mezzogiorno, alle 3 di pomeriggio, alle 5 di sera, proprio per farci capire che il disegno di Dio è un disegno misterioso, è un disegno che si avvicina all'uomo nei suoi tempi, proprio perché il cuore dell'uomo ha bisogno di convertirsi, ha bisogno di tempi specifici. E anche nella prima lettura del profeta Isaia, il profeta parla ad un popolo che aveva smarrito il senso e la speranza, un popolo esiliato, un popolo che non credeva più nel ritorno che doveva fare a breve nella sua patria. E sarà il profeta che dirà: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino, l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Quindi ognuno di noi è chiamato a un'opera di conversione, un'opera di metamorfosi della propria vita. Sappiamo che il Vangelo è qualcosa che non dobbiamo solo sentire ma ascoltare. Il Signore ci invita non solo ad ascoltarlo, ma a viverlo, testimoniarlo, renderlo attuale nella nostra vita. Solo così i nostri cuori possono svuotarsi, possono compiere quella operazione di kenosis e rivestirsi di Cristo. Il Signore è veramente vicino a chi lo invoca, come si ripeterà appunto nella liturgia di questa 25esima domenica. Ed invocare il Signore significa cercare di capire sempre di più qual è la sua logica, qual è il suo progetto su di noi, progetto a volte imprevedibile, progetto che non riusciamo a capire, progetto che si svela pian piano come meraviglioso, come stupendo nella nostra vita. Anche San Paolo è consapevole di questo progetto meraviglioso che Dio sta compiendo, ha compiuto nella sua vita. Egli, da persecutore dei cristiani, attraverso quella voce che lo chiama, lo interroga, è diventato apostolo delle genti. È proprio per questo che nella seconda lettura di questa domenica egli può dire: per me vivere il Cristo e il morire è un guadagno. Cosa significa questo? Significa che il Signore vuole la nostra morte? No, significa che il Signore vuole la conversione del nostro cuore, perché solo nel momento in cui moriamo al peccato, moriamo alle seduzioni del mondo, moriamo alle logiche del mondo, viviamo in Cristo. Ritornando brevemente al Vangelo di questa domenica, abbiamo detto che nel Vangelo di Matteo il Vangelo inizia così: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile. Per tutta l'estate abbiamo visto delle similitudini sul regno dei cieli. È simile ad un granello di senape che, caduto nel terreno buono, nel terreno sassoso, nel terreno coltivabile, cresce ed è capace di dare spazio, di dare dimora agli uccelli del cielo. Il regno dei cieli è simile a quel poco di lievito che fermenta e fa crescere la massa. Il regno dei cieli è simile a quel tesoro nascosto nel campo, a quella gemma preziosa. Il regno dei cieli è simile alla logica di questo fattore, di questo proprietario della vigna. Cosa fa? Continua a chiamare tanti operai, li chiama a diverse ore del giorno, alle 9, alle 12, alle 3 di pomeriggio, alle 5, a tutti. Ai primi soprattutto promette un salario, il salario di un denaro. La cosa che stupisce anche a noi, perché sembra che possa fare del torto dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, che dà a tutti la stessa somma di denaro. Perché il Signore fa questo?
Quella somma di denaro è lo Spirito Santo che Dio infonde in ogni uomo, al di là del momento in cui ritorna nella casa del Padre. Ecco perché non dobbiamo essere gelosi dei carismi, dei doni, di tutto quello che i nostri fratelli possono avere, anche se si sono convertiti magari più tardi rispetto a noi. Il Signore dà tutti gli stessi doni, dà tutti gli stessi carismi, in maniera diversa, in maniera particolare, ma il dono dello Spirito Santo è identico per tutti. Ecco perché siamo chiamati a non entrare in quel dinamismo della gelosia che ci separa dai nostri fratelli. Accogliamo quindi questa parola del Signore che in questa domenica particolarmente parla al nostro cuore per ricordarci l'amore che dobbiamo avere per Dio, per ricordarci la conversione necessaria che ci aiuta ad ascoltare la sua parola e per ricordarci l'amore incondizionato per i nostri fratelli. Ecco, ringraziamo Don Matteo Graziano per le parole spese, anche per il commento della 25ª giornata del tempo ordinario, della domenica del tempo ordinario. Quindi, come già ho ripetuto antecedentemente, Don Matteo ci farà compagnia ogni domenica proprio per spiegare alle persone sole, alle persone malate, alle persone che non hanno la possibilità, ecco, di andare a messa, queste piccole, ecco, parole di bisogno che ognuno di noi ha. Quindi auguro a tutti, grazie anche a Don Matteo, una buona domenica. Buona domenica a tutti.